Om Shanti. Questo è il Muelli del 7 marzo 2015. L'essenza, dolci figli, voi siete molto fortunati perché non avete alcuna preoccupazione se non ricordo del padre. Ma questo padre ha molte preoccupazioni. Domanda: quali sono i segni dei figli capaci del padre? Risposta: continuano a mettere in connessione lo yoga dell'intelletto di ognuno con il padre. Sono servizievoli. Studiano bene ed insegnano agli altri. Sono seduti nel cuore del Padre. Solo questi figli capaci glorificano il nome del Padre. Quelli che non studiano appieno rovinano gli altri. Anche questo è fissato nel dramma. Canzone: reclamate benedizioni dalla madre e il padre. Om Shanti. In ogni cosa, in ogni casa, ci sono i genitori e due o quattro figli. E poi chiedono benedizioni. Ciò è limitato. Viene ricordato per quanto riguarda ciò che è limitato. Nessuno sa nulla di ciò che è illimitato. Voi figli ora sapete di essere i figli e le figlie del Padre illimitato. Quei genitori sono limitati. Potete reclamare benedizioni da una madre ed un padre limitati. Questa è la madre e padre illimitato. Quei genitori limitati si prendono cura dei loro figli. Poi l'insegnante l'insegna loro. Voi figli ora sapete che l'unico è la madre e padre illimitato, l'insegnante illimitato e il Satguru illimitato e il padre supremo, l'insegnante supremo ed il guru supremo. E colui che dice la verità e insegna la verità. I figli sono in graduatoria. In una casa fisica, quando ci sono due o quattro figli, ci si deve prendere molta cura di loro. Anche qua ci sono così tanti figli. Da così tanti centri giungono notizie dei figli. Questo figlio è così, questo è diabolico, questo disturba gli altri e questo crea ostacoli. Questo padre si preoccupa, no? E Prajapita, il padre dell'umanità, no? Si preoccupa di così tanti figli. Perciò Baba dice: voi figli potete rimanere nel ricordo del padre molto bene. Questo ha migliaia di preoccupazioni. C'è un'unica preoccupazione comunque. E poi ci sono migliaia di altre preoccupazioni. Ci si deve prendere cura di così tanti figli. Anche Maya è un grande nemico. Spella alcuni molto bene, afferra alcuni per il naso
ed altri per la treccia. Dopotutto deve pensare a tutti loro. Ciò nonostante deve rimanere nel ricordo del Padre illimitato. Voi siete i figli del Padre illimitato. Dite, perché non dovrei seguire le Srima del Padre e reclamare la mia piena eredità da Lui? Non tutti possono procedere in modo uguale, perché si sta fondando un regno. Non può entrare nell'intelletto di nessun altro. Questo è un studio molto elevato. Quando avete ottenuto la sovranità, non sapevate in che modo quel regno fosse stato fondato. Il compito della fondazione di quel regno è davvero meraviglioso. Ora state acquisendo esperienza. In precedenza anche questo non sapeva chi fosse o in che modo avesse preso 84 nascite. Ora ha capito. Anche voi dite, Bava, tu sei lo stesso. Questo aspetto deve essere capito molto chiaramente. Il Padre viene solamente in questo tempo e spiega ogni cosa. In questo tempo non importa quanto qualcuno possa essere milionario o miliardario. Il Padre dice, tutto quel denaro si volgerà in polvere. Quanto tempo rimane comunque? Ascoltate le notizie alla radio o leggete i giornali. Guardate ciò che sta accadendo. Giorno dopo giorno continuano ad aumentare le battaglie. Ogni cosa si sta ingarbugliando. Tutti stanno combattendo tra di loro e morendo. È chiaro dai preparativi che stanno facendo che in qualsiasi momento sta per cominciare quella guerra. Il mondo non sa che cosa stia accadendo o che cosa accadrà. Anche tra di voi pochissimi comprendono pienamente e rimangono felici. Rimarremo in questo mondo per pochi giorni ancora. Ora dobbiamo procedere verso lo stato karmatit. Ognuno deve impernarsi per se stesso. Ognuno di voi si sta impegnando per se stesso. Tanto è quello che fate, altrettanto sarà il frutto che otterrete. Impegnatevi per voi stessi e ispirate anche gli altri ad impegnarsi. Mostrate il cammino a tutti. Questo vecchio mondo sta per finire. Baba ora è venuto per fondare il nuovo mondo. Perciò studiate questo studio per il nuovo mondo, prima che avvenga questa distruzione. Dio parla, io vi insegno il Raja Yoga. Amati figli, avete praticato così tanta devozione. Siete stati nel regno di Ravan per mezzo ciclo. Nessuno sa neppure chi sia Rama o in che modo venne fondato il regno di Rama. Solo voi Brahmini sapete tutto questo. Anche tra di voi ci sono alcuni che non sanno proprio nulla.
i figli capaci del padre sono quelli che mettono in connessione lo yoga dell'intelletto di tutti con l'unico padre. Quelli che sono servizievoli e studiano bene sono seduti nel cuore del padre. Alcuni sono incapaci, fanno disservizio invece di fare servizio, rompono lo yoga dell'intelletto degli altri dal padre. Anche questo è fissato nel Dharma. Questo è predestinato conformemente al Dharma. Che cosa faranno quelli che non studiano pienamente? Rovinano anche gli altri. Per questa ragione è stato spiegato a voi figli, seguite il padre. Mantenete la compagnia di quei figli che sono servizievoli e sono seduti nel cuore di Baba. Potete chiedere quale compagnia dovrei mantenere? Baba vi dirà istantaneamente quale compagnia sia molto buona. Molti mantengono un tale compagnia da essere colorati nella maniera sbagliata. Viene anche ricordato, la buona compagnia vi fa attraversare, la cattiva compagnia vi fa annegare. Se siete sotto l'influenza della cattiva compagnia, verrete completamente distrutti. Anche in una casa sono necessari servitori e camerieri. Sono necessari servitori anche per i sudditi, vero? Si sta fondando un intero regno. È necessario un intelletto molto ampio per questo. Perciò ora che avete trovato il Padre illimitato, prendete le sue Srimad e seguitele. Altrimenti il vostro rango verrà distrutto per niente. Questo è un studio. Se venite bocciati ora, continuerete a venire bocciati nascita dopo nascita, ciclo dopo ciclo. Se studiate bene ora, continuerete a studiare bene ciclo dopo ciclo. Quale rango otterranno quelli che non studiano bene? Loro stessi comprendono, non facciamo alcun servizio. Molti sono più intelligenti di noi. Solo chi è intelligente viene invitato a fare conferenze. Perciò quelli che sono intelligenti otterranno sicuramente anche un rango elevato. Io non sto facendo altrettanto servizio, perciò non sarò in grado di ottenere un rango elevato. Un insegnante può comprendere i suoi studenti, non è così? Insegna oggigiorno, tiene un registro. Viene tenuto un registro dello studio così come del comportamento. E così anche qua. Qua l'aspetto principale è lo yoga. Se il vostro yoga è buono, anche il vostro comportamento rimarrà buono. Ma talvolta, mentre studiate, c'è ego. Qua dovete impegnarvi incognitamente nel ricordo. Per questa ragione giungono molti resoconti. Baba non riesco a rimanere in yoga.
Baba ha spiegato, rimuovete la parola yoga. Non potete ricordare il padre, colui dal quale ricevete la vostra eredità? È una meraviglia. Il padre dice, o anime, non ricordate me, vostro padre. Sono venuto a mostrarvi il cammino. Ricordate me, i vostri peccati verranno bruciati in questo fuoco dello yoga. Sul cammino della devozione, gli esseri umani continuano ad inciampare così tanto. Fanno il bagno nell'acqua molto fredda ai Kumbhamela. Tolleranno così tante difficoltà. Qua non c'è alcuna difficoltà. I figli di prima classe diventano veri diamanti dell'unico amato e continuano a ricordarlo. Quando vanno a fare una passeggiata, siedono in solitudine in giardino e lo ricordano. Lasciandovi coinvolgere in qualsiasi forma di pettegolezzo, l'atmosfera si rovina. Quando avete tempo, praticate di ricordare il padre. Diventate amanti di prima classe del vero amato. Il padre dice, non tenete delle foto di essere corporei. Tenete solamente la foto dell'unico Shiv Baba, perché è lui che dovete ricordare. Dite per esempio di voler continuare a ricordare il ciclo del mondo. Perciò le immagini della Trimurti e del ciclo sono di prima classe. Vi si trova l'intera conoscenza. Il vostro titolo di coloro che ruotano il disco della realizzazione del sé è colmo di significato. Se qualcuno nuovo ascoltasse il titolo, non sarebbe in grado di comprendere. Solo voi figli lo comprendete. Anche tra di voi ci sono alcuni che ricordano Baba molto bene. Molti non ricordano per niente Baba. Rovinano ogni cosa per loro stessi. Ma questo studio è molto facile. Il padre dice, attraverso il silenzio conquisterete la vittoria sulla scienza. Le parole scienza e silenzio hanno lo stessa iniziale e sono assonanti. Nell'esercito tengono 3 minuti di silenzio. Anche gli esseri umani vogliono la pace. Ora sapete che il luogo della pace è il Brahmant, il grande elemento Brahm, dove noi anime, dei punti così minuscoli, risiediamo. Quell'albero di tutte le anime deve essere veramente meraviglioso, vero? Gli esseri umani dicono, al centro della fronte splende una stella unica, stupefacente. Creano un tilak minuscolo d'oro e ve lo pongono. Anche l'anima è un punto. Il padre viene e vi si siede accanto. Nessuno, neppure i sacci e i sannyasi, conoscono la propria anima. Se non conoscono l'anima, come potrebbero conoscere l'anima suprema?
Solo voi Brahmini conoscete l'anima e l'anima suprema. Quelli delle altre religioni non possono conoscerli. Solo ora sapete in che modo un'anima minuscola recita la sua intera parte. Tengono molti incontri, eppure non comprendono proprio nulla. Anche questo ha adottato molti guru. Il padre ora dice: quelli sono tutti guru del cammino della devozione. C'è un unico guru sul cammino della conoscenza. I re con una singola corona si incinano di fronte ai re doppiamente coronati. Si inchinano perché quei re erano puri. Vengono costruiti templi dedicati a quei re puri. Gli impuri vanno e si inchinano di fronte a loro, ma non sanno di fossero o perché si incinino di un punto. Dopotutto, queste cose non si trovano nella Gita. Solo l'unico, il Signore stesso, può spiegarle. Voi ora sapete in che modo si è affissata un parte in un'anima così minuscola. L'anima è imperitura ed anche la parte è eterna. È una meraviglia, no? Questo intero trama è predestinato. Dicono anche, sta venendo creato ciò che era già stato creato. Ciò che è fissato nel trama accadrà certamente. Non c'è niente di cui preoccuparsi. Voi figli ora dovete promettere a voi stessi che non importa ciò che accada, non piangete. È morto il tale, quell'anima se n'è andata ed ha adottato un altro corpo. In quel caso che bisogno c'è di piangere? Dopotutto non può ritornare. Se piangete, avete fallito. Perciò Baba dice, promettete a voi stessi che non piangete mai. Avevate l'unico interesse di incontrare il Padre che risiede nel Brahmand, nella terra al di là. Lo avete trovato. Di che altro avete bisogno? Il padre dice, ricordate solo me, il padre. Vengo solamente una volta per fondare questo regno. Non c'è bisogno di combattere. Nella Gita viene mostrata una guerra e che si salveranno solamente i Pandava. Presero un cane con loro e scomparevero sulle montagne. Conquistarono la vittoria e poi morirono. Quell'aspetto non significa proprio nulla. Sono solo storie. Quello è il cammino della devozione. Il padre dice, voi figli dovreste avere disinteresse per quello. C'è avversione per le vecchie cose, no? Avversione è una parola amara. La parola disinteresse è dolce. Quando si riceve la conoscenza, si ha disinteresse per la devozione. Godrete del frutto della conoscenza per 21 nascite, all'età dell'oro e dell'argento. Là non c'è più alcun bisogno della conoscenza.
Inseguito quando entrate nel cammino del peccato, scendete la scala. Ora è la fine. Il Padre dice, voi figli ora dovreste avere disinteresse in questo vecchio mondo. Ora dovete diventare bramini da Shudra. Poi voi stessi diventerete deità. Cosa potrebbero sapere gli altri esseri umani di queste cose? Anche se creano delle immagini della forma varia, non c'è il Topnot e neppure Shiva. Dicono semplicemente deità, guerrieri, mercanti e Shudra. È tutto. Non sanno nulla di chi la faccia diventare deità da Shudra o in che modo. Il Padre dice, voi deità eravate così ricche. Dove è andato a finire tutto quel denaro? Abbiamo sperperato il denaro continuando a incinarci e siamo diventati calvi sfregando le nostre teste sul pavimento. Si tratta di ieri, no? Io vi ho fatto diventare tali e poi me ne sono andato. Ora guardate ciò che siete diventati. Ah, già. Ai dolcissimi figli amati, a lungo per tutti, ed ora ritrovati, amore, ricordo, e buon giorno dalla madre il padre Paptara. Il padre spirituale dice Namaste ai figli spirituali. Essenza Belladharna, primo. Non rovinate l'atmosfera con alcuna forma di pettegolezzo sugli altri. Sedete in solitudine, siate un vero amante e ricordate il vostro amato. Secondo, promettete a voi stessi, non piangerò mai. Non spargerò mai lacrime. Mantenete solo la compagnia di chi è servizievole e rimane seduto nel cuore del Padre. Mantenete un buon registro. Benedizione. Possiate avere un cuore umile e liberarvi dall'ira rinunciando alla coscienza del corpo. I figli che rinunciano alla coscienza del corpo non possono mai arrabbiarsi, perché ci sono due ragioni per arrabbiarsi. Primo, quando qualcuno dice una menzogna. Secondo, quando c'è diffamazione. Queste due cose fanno nascere l'ira. In queste situazioni, con la benedizione di avere un cuore umile, elevate quelli che diffamano gli altri. Abbracciate quelli che vi insultano e considerate vostri veri amici quelli che vi diffamano, perché solo allora si potrà dire che sia una meraviglia. Quando mostrerete una tale trasformazione, verrete rivelati al mondo. Slogan. Per poter provare piacere,
smettete di dipendere da Maya e diventate liberi per poter provare piacere. Smettete di dipendere da Maya e diventate liberi. Om Shanti.